Uscite prima, trasformazione dell'organico poi. Il Pineto uscirà dal mercato estivo con ogni probabilità molto più rinnovato di quanto ci si potesse attendere dopo la prima positiva stagione tra i professionisti, perché per forza di cose il 4-3 di Mirko Cudini imporrà delle scelte al direttore sportivo di Giuseppe in relazione alla costruzione della rosa, che anche quantitativamente dovrà avere almeno in attacco più soluzioni sulle corsie esterne, e con la difesa a 4 inevitabilmente anche meno uomini nella zona centrale di difesa. Ormai ufficiali gli addii di Evangelisti, che ha firmato un contratto di 2 anni con l'Albino Leff del DS Antonio Bedio, girone A, e di Injambè, che ha raggiunto l'accordo con il Giuliano, girone C. Così come i pochi giocatori in prestito, quelli ad esempio arrivati a gennaio come Manu dal Pescara e Sannipoli dall'Avellino, sono rientrati alle rispettive basi. A questo punto da capire chi si può sposare col nuovo sistema di gioco e chi no, e rimpolpare le zone di campo maggiormente sguarnite. In porta ci sono Tonti e Mercorelli. Sul primo, anche complice l'ottima stagione, il Pineto ha pochi dubbi. Il secondo invece sarà ancora disposto a fare da vice oppure cercherà qualcosa altrove? In difesa Baggio e Borsoi come esterni, ma stavolta più arretrati, sono funzionali al modulo. Anche Della Quercia tornerebbe in un ruolo che gli si addice, ma vale lo stesso discorso fatto per Mercorelli. Comunque anche qui vanno formate le cosiddette coppie, con attori meno offensivi dei quinti che servivano lo scorso anno. Nella zona centrale, su Villa il Pineto ripone molte speranze, anche per quello che ha lasciato intravedere quando, da un certo momento in avanti, è stato chiamato in causa. Lo stesso dicasi per Andrea Marafini. Con Ingrosso e De Santis, uomini di esperienza a guidarli, quella parte di terreno di gioco pare copertissima. In mediana si rivedrà dopo mesi Luca Schirone, che di fatto sarà una specie di nuovo acquisto, visto che l'infortunio nel derby di andata col Pescara a settembre gli ha fatto saltare l'intero campionato. Germinario e Lombardi rappresentano certezze malgrado la giovane età. Pellegrino, anche lui molte settimane fuori per un problema fisico, è una pedina che doveva già essere imprescindibile e il Pineto si augura che lo diventi quest'anno. Col centrocampo dispari serve un metronomo e Stefano Amadio, a meno di sorprese, dovrebbe essere confermato. Valutazioni sugli altri che per motivazioni differenti hanno avuto un minutaggio minore. Davanti, con l'addio di Injambè, restano Gambale, Ciachir e Volpicelli. In questa parte di campo ci saranno i maggiori movimenti. Servono esterni di un tridente e attualmente il solo Volpicelli sembra essere adatto a quella porzione di campo, ma interpretando il ruolo in maniera comunque atipica, tanto è vero che anche Roberto Beni ha dovuto fare marcia indietro quando ha provato l'attacco a tre. Gambale e Ciachir, il primo ha la struttura da punta centrale di un tridente, il secondo è più uomo di raccordo e comunque una seconda punta che potrebbe adattarsi a fare la prima. Vanno dunque individuati 2 esterni mancini e 1 se non 2 esterni a destra. Tanto lavoro dunque per consegnare a Mirko Cudini, al momento del ritiro, un Pineto capace di rispondere ai suoi dettami.